Si inaugura domani, 18 maggio alle 16.30, una bellissima mostra presso la Canonica. Il titolo è Art Today. Dove è e che cosa è l'arte oggi? È una domanda difficilissima. L'arte oggi è dovunque, sulla rete, in televisione, in internet. Mai ci sono stati tanti artisti, tante mostre, tante gallerie, tante biennali che riempiono il mondo intero di arte contemporanea. L'artista oggi crea e cerca di creare stupore ed estasi, ma crea anche fastidio, disgusto e allontanamento del pubblico, perché il pubblico non riesce a capirlo fino in fondo. L'artista usa cotone, garze, filo spinato, tappi di bottiglie e l'unico scopo è quello di trasmettere un messaggio creativo non più per i musei, ma per uno spazio ancora indefinito che è lo spazio dell'etere, con delle opere che hanno un aspetto a volte riconoscibile, a volte alieno. Certo, su internet oggi ci sono tutorial che insegnano agli artisti come si fa un quadro in 5 minuti usando bicchieri di carta e colori messi al caso. Ma se andiamo a studiare autori come Mondrian, Riccini, Tancredi, allora sì, li capiamo fino in fondo e abbiamo un doppio vantaggio, quello di avere una reazione emotiva, ma anche di capire fino in fondo il messaggio che volevano lasciarci. Sono Patrizia, mi occupo dell'allestimento delle mostre qui in Canonica e anche in questo caso ho voluto creare una storia, quindi un percorso. Ho iniziato dalla prima sala esponendo delle opere classiche, quindi le opere di sempre, per poi proseguire nell'informale, nell'astratto, attraverso poi la grafica e fino ad arrivare nell'ultima sala dove ci sono opere più che altro grafiche. Vi aspettiamo domani sabato 18 alle ore 16.